Salve a tutti, io sono DeLonGamer e benvenuti su Bioshock Funerale in Mare. Siete pronti a tornare nella mitica Rapture, la città in fondo all'oceano? Questa volta siamo in un universo parallelo in cui Booker ed Elizabeth scopriranno molti segreti della città e incontreremo personaggi iconici come Ryan, Cohen, Atlas e molto altro. Buona visione! Signori, sarò onesto con voi e da quando sono iniziate le nostre disavventure qui a Columbia su Bioshock Infinite che non vedevo l'ora di potermi iniziare anche il DLC che si chiama Funerale in Mare, che ci riporterà nella Rapture del 1958, prima delle avventure del primissimo Bioshock, e la rivedremo effettivamente prima che tutto andasse a farsi benedire, prima che la gente impazzisse. Oh mio Dio, mi domando questa volta cosa accadrà ai nostri protagonisti, come ci saranno finiti a Rapture. È effettivamente un universo parallelo, uno dei tanti che molto probabilmente è riuscita ad aprire e a scoprire Elizabeth stessa. Non so nulla, quindi ce lo scopriamo assieme. È diviso in due episodi principali, dovrebbero durare circa un'ora e mezza l'uno. Quindi signori, abbiamo materiale per un bel po' di episodi. Bussano a quest'ora del mattino, chi potrebbe mai essere? Questa volta Booker è un investigatore privato, da quello che ho capito. Siamo chiusi. Non mi sembri uno che rinuncia volentieri a un lavoro onesto. Booker, lascia stare le sigarette, non fanno per te, ragazzo mio. Che cosa vuoi? Perché non mi fai accendere intanto? Ehi, piccola, so io come farti accendere. Oddio, no, aspetta, questa è Elizabeth. Oh, ho detto una cosa che non avrei dovuto dire. Allora, come potete vedere, è il 31 dicembre 1958, la sera stessa in cui ci sono stati gli attentati durante le festività dell'ultimo dell'anno. Siamo esattamente poco prima che Rapture iniziasse il suo lento ma inesorabile declino. Booker, come ho detto, è un investigatore privato e, come potete notare ancora una volta, è invischiato con le scommesse, pertanto non c'ha soldi. Signorina, mi permetta quindi di darle fuoco? Guardala, è lei, la nostra Elizabeth. Elizabeth. I plasmidi funzionano. Con quale sguardo, non me lo dici? Puoi chiamarmi Elizabeth. Che posso fare per te? Bisogna trovare una ragazza. Magari l'hai vista. Questa ragazza è morta. La conosci? Ce ne sono decine come lei al molo o nei bassi fondi di Apollo Square. Orfane. Chiusi gli ostelli di Fontaine, non hanno più una casa. Ma tu la conosci? Te l'ho detto. È morta. Scomparsa. Senti, non so dove vuoi arrivare. Scomparsa non significa morta. Dimmi il prezzo e pagherò il lavoro. Ma lo faresti anche gratis, vero? Non ti seguo. Qualcosa mi dice che capirai. Cosa avrà voluto dire? Ancora una volta lei sa molto di più di quanto non lascia di intendere. Booker, praticamente ti sei ritrovato a Rapture e a fare lo stesso lavoro di quando... di prima che arrivassi a Columbia. Incredibile, ma vero? Oh mio Dio, ragazzi. Siamo a Rapture, non ci credo. Io il primo Bioshock l'ho adorato alla follia. Columbia è bella, Columbia è stata bellissima ed è stata veramente una grandissima avventura. Ma non so perché il mio cuore è sempre rimasto a Rapture. Ok, il mio corpo è pronto, ce la posso fare. Ah, mio Dio! Siamo tornati a Rapture per davvero! Guardala quanto è bella! Allora il mio istinto aveva ragione. Dov'è Sally? Non ne ho idea, ma conosco qualcuno che lo sa. Seguimi. Ragazzi, non so se avete notato, questa è la nostra Elizabeth, perché le manca il mignolino. Come poi ci siete finiti a Rapture negli anni 50? No, vabbè. È così che avrei sempre voluto vederla, come dicevo, prima della sua stessa caduta. Che spettacolo! Con tutti gli abitanti ancora sufficientemente sani di mente, che vivevano la loro vita da ricconi. C'è anche Cohen! Guardatelo! Lui era già fuori di testa, ovviamente, sapete com'è, è un artista. Perché tieni tanto a lei? Questi sono affari miei. Però so dove iniziare la ricerca. Qualcosa mi dice che un uomo di talento potrebbe tornarmi utile. Guardi, sono l'uomo di talento che fa per lei, signorina. Vita che si facevano questi! Non come i poveracci nei bassi fondi. È la stessa situazione che abbiamo già incontrato anche a Columbia. Se tutti fossimo fatti di vile argilla, Einstein sarebbe rimasto all'ufficio brevetti. Lottare è una nostra responsabilità. Sì, vedo quanto lottate. Quanti ne mangio oggi? Due o tre? Oh no, la mia linea. Santo cielo, mi devo preoccupare delle cose importanti. Che peccato.
Il signore aveva anche un'amichetta. Aia, mi sa che la moglie ovviamente deve averlo sgamato tantissimo. Guardate le macchinette Little Wonders. No, prima che fossero tutte brutte brutte rovinate. Ah no, è solo un poster, per un secondo mi ero gasato. Cos'è successo a quelle bambine? Guardale. Hai vissuto in isolamento ad Arcadia. Sorelline. Fabbriche di Adam. È grottesco. In effetti Elizabeth deve essere appena arrivata. Come fa a non saperlo? Ok, diciamo che... Oh, marone! Carolina lo sa che col rosso ci si ferma e col verde si va. Siete tanto tanto inquietanti, bambine. Mamma mia. Sembra che le abbiano clonate tutte. Oddio, queste almeno sono ancora pulite. Le tenevano in condizioni abbastanza decenti. Non capisco, tuttavia, perché gli abbiano messo quella maschera bianca sopra. Avete visto che tutti a Rapture avevano una certa ossessione per le maschere. Guardate anche il Big Daddy! Quanto non sei bello, ragazzo mio! Che vuoi dire? Non sono delle macchine? No, per niente. Wow! Vabbè! Incredibile! Si muove così? Quindi operavano effettivamente sott'acqua e all'esterno in modo tale da sistemare tutti i problemi di Rapture. Bravo signore, lei si diverte a trivellare nel frattempo. Aspetta che intanto palpeggio anche le borse degli altri. E così vediamo di recuperare un po' di denaro. Salve signori, buongiorno. Oggi finirà tutto il vostro lusso. Non chiedetemi come faccio a saperlo. Che posto ragazzi, guardatelo. Sì, Ryan aveva fatto davvero un ottimo lavoro. Se non fosse che sia lui che Fontaine erano completamente fuori di testa. Aspetta, 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 fatemi entrare. Oh, posso entrare nei negozi? DeWitt, se l'investigatore ti vede ti butterà fuori a calci. Perché? Dove sono finito? Volevo dar solo un'occhiata veloce veloce. Ah, siamo presso un'agenzia di investigazione. Oppure la polizia stessa. Si stia buono, non rompi i maroni. Sto dando un'occhiata in giro e basta. Ovviamente riviste che parlano di Ryan. Perché se non se la tirava anche lui abbastanza, voglio dire. Devi solo chiedere. Buffo. Cosa? Non sai nulla delle sorelline? Da quanto tempo sei a Rapture? Diciamo che non esco molto. Però hai occhi e orecchie, vero? Quando vorrò raccontare la storia della mia vita, DeWitt, scriverò le mie memorie. Se ho imparato qualcosa su Rapture, è che in questo posto la gente sa farsi gli affaracci propri. Dove stiamo andando? L'uomo che dobbiamo vedere al Garden of the Muses. Come fai a sapere? Le mie fonti sono riservate, DeWitt. Se hai informazioni migliori su dove potrebbe trovarsi la ragazza, ti consiglio di usarle. Signorina, mi è diventata un po' acidella, ma vabbè, dettagli. Ok, vediamo di prendere l'ascensore e... Olì, perfetto, mi domando quante parti di Rapture scopriremo. Dove stiamo andando? Quando hai visto Sally l'ultima volta? Cosa? Te l'hanno portata via, vero? Come fai a saperlo? È stata rapita, giù a Surprise. Eri concentrato a giocare? Lei è sparita. E? Ho un amico poliziotto, Sullivan. Dice che l'hanno trovata nelle acque del molo. Hai visto il corpo? Senti. Hai visto il corpo? Qui i bambini hanno un valore, l'infanzia no. C'è un profitto e ci sono uomini che se lo spartiscono. Ti porto da uno di loro. Surprise è laggiù, in effetti. Che poi è successo? Tutto a posto, DeWitt. Sto bene. A volte vedo cose strane, ma poi passa. In effetti Booker ha sempre avuto delle visioni. Qualcosa. Salve. Da bere, signori? Nulla, grazie. Wow! Oh mio Dio, è un ricombinante Houdini. Non ci credo mai nella vita. Ma che figata, è un piacere vedere i plasmidi all'opera. Beh, un cameriere ricombinante Houdini è davvero molto pratico, perché passa da una parte all'altra del locale nel giro di pochi secondi. Papà di qui, papà di là. Non vanno neanche al cesso senza una dispensa papale. Oi ciccio, sono italiano e ti picchio male. Quel panino te lo faccio finire su per il chiurro la prossima volta. Ma dimmi te, che spettacolo! Scusate ragazzi, permettetemi di fare un attimino il turista, perché marone! Oh oh, quello è uno spettacolo di Cohen, ovviamente. L'ho riconosciuto lontano un chilometro. La mia fonte si trova in quel club. Cohen, cosa c'entra quello scombinato con Sally? Oh no, non Cohen! Non Cohen, tutti odiavano Cohen. Ok, era un artista, ma era un artista completamente fuori festa di testa. Festa privata. Accesso vietato senza invito. Questo lo vedremo. Signorina, non è il caso di far arrabbiare Cohen. È un attimino per malosetto, voglio dire. Vediamo se Booker riesce ad avere delle conoscenze che lo fanno passare dovunque. Quale azienda rappresentate, signore? Eh? Azienda? Sì, quale azienda? Investigazioni DeWitt. Il signor Cohen non frequenta detective privati. Le maschere d'invito sono solo per artisti e creativi. Sono dell'Artist Struggle, ci aspettano. Serve una maschera.
Pallone gonfiato. Le maschere d'invito di cui parlava devono averle date agli artisti locali. Beh, allora dovremo convincere qualcuno a prestarcene una. Rapture ruota intorno agli affari. Dice che gli sponsor sono l'Arte Struggle, il Golden Rule e Rapture Records. Allora quei negozi potrebbero anche essere un buon inizio. Ok, in effetti se rubiamo la maschera a qualcuno che è invitato, dovremmo riuscire ad entrare. Tre negozi della zona potrebbero aver ricevuto un invito per il club di Cohen. Puoi scegliere l'obiettivo attuale nella schermata obiettivi bla bla bla. Quindi possiamo aprirla, perfetto. E vediamo di farli in ordine a sto punto, così che la freccina dovrebbe indicarmi la via. Scusate, ma siete persone voi? Ah sì che siete persone! Mamma mia, Cohen li sfruttava proprio gli artisti, eh? Per un uomo. Davvero? Mi sembri una persona romantica. Non quel genere di uomo. E quale? C'è un debito da saldare. Oh oh! Ho conosciuto degli strozzini. Non mi sembri uno strozzino. Non quel genere di debito. Certe frasi le ho già sentite in passato e la cosa mi inquieta non poco. Oh mio Dio, quanto è bella Rapture! Scusate, lo ripeterò all'infinito purtroppo. Scusate, qualcuno ha perso qualcosa. Speravo di trovare delle monetine, in effetti. Tu sapete molto bene che sono indebitato da far schifo. E pertanto è cosa buona e giusta recuperare del denaro un po' come posso. C'è un signor gioielliere laggiù. Perfetto, entriamo. Gli inviti e gli spettacoli di Cohen sono merce rara. Sarà difficile trovarne uno. Riesci a distrarre il padrone del negozio mentre do un'occhiata in giro? Tu pensa alla maschera. Alle distrazioni ci penso io. E tiro fuori le zizze. Oh, casomai facciamo finta di doverci sposare, che ci serve un anello. No, aspetta. Lei tecnicamente è mia figlia, ma vabbè, dettagli. Facciamo finta di nulla, non ho detto niente. Buongiorno, buon uomo. Mi scusi, la signora vuole farle delle domande. Certamente. Mi interessa questo pezzo. Booker, ciulla qualcosa nel frattempo. Un occhio, è un anello d'oro a 18 carati con zaffiro e diamante naturali. È il sigillo di Parigi 1887. Davvero? Il cabochon centrale. Scusi, signore. Quante belle parole per un anello rubato. Come? Scusi? L'ha sottratto da una bara a Twilight Fields. Pensava che non lo riconoscessimo. Oh, posso garantire che... Le garanzie di un profanatore di tombe non mi interessano. Dai, invia le maschere dentro una scatola. Ok, ho trovato del tè, ma niente. Aia, mi sa che la maschera qua è già stata presa, dannazione. Vediamo un po'. Accidenti. È vuota? Deve essere altrove. Vabbè, gli svaligio comunque il cavò, voglio dire, tanto che ci siamo. Abbiamo ottenuto un po' di denaro. Non mi sembra che ci sia null'altro. Sarà meglio sparire prima che si prenda. Elizabeth? Niente, proviamo in un altro negozio. Gli hai dato un calcio sugli zebedei? L'Artist Struggle di sopra oppure Rapture Records qui di fronte. Adesso vedo, ma qua ci denunciano, ciccia. Te sei fuori di testa, pensavo che Booker sarebbe stato il personaggio violento di sta storia. E invece, allora andiamo dritti dritti allora al Rapture Record. Scusate una cosa, ma sta gente, per avere questo tenore di vita, cosa poi faceva tutto il giorno? O questi erano già ricchi da prima e si sono letteralmente comprati un posto a Rapture e da quel momento in poi non hanno fatto praticamente una ciolla di niente? No, grazie, non fumo. Booker probabilmente sì, avete visto che c'era una brutta tosse all'inizio. Steinman usa la mia foto come modello di simmetria facciale. Tesoro, questa battuta ha mai funzionato con qualcuna? Oh, questa fa male. Questa fa veramente male, un po' come gli interventi del dottor Steinman. Perfetto, eccoci intanto arrivati alla Rapture Records. Buongiorno, buon uomo. Elizabeth, devi distrarmelo di nuovo con le tue abilità canore. Mi raccomando, mettiti a cantare. Visto la sventola con cui sono entrato, se la tratta come una prima donna, farò in modo di ricompensarla. Certo, con piacere. Ok, perfetto. Alza lì, ottimo. Che brano è questo? È di Trenet. Certo, nella reinterpretazione di Ryan. Ovviamente, ovviamente. Oh, è delizioso. Ok, perfetto, diamo un'occhiata sul retro. Devo riuscire a trovarla. Non c'è niente. Non c'è neanche danaro, porco cane. Ma sono tutti poveracci. Un po' qui dentro nulla. Ci sono diversi contenitori per gli strumenti musicali. Niente da fare. Quanto è grosso sto posto? Ah, ecco la maschera di Cohen. Niente. Dannazione. Beh, resta solo un posto. Sì, per esclusione a sto punto. Alzare il volume. Oh, è davvero contagioso. Devo andare. Una sola nota in più e sarà la mia fine. Elizabeth, come ti manipola lei gli uomini, pochi ci riescono, santo cielo. Bel negozio di musica comunque, in effetti, eh. Niente. No, ma rimane ancora un posto. E se non la troviamo nemmeno lì? Ci penseremo quando sarà il momento.
Ah, Booker non si fa troppi problemi a tirar fuori un'arma, santo cielo. Posso visitare anche altri negozi, perché sono un po' buona cifra, curioso. Vediamo un po' se mi fanno entrare. Oh, scusi signora, le ho quasi aperto la porta in faccia, porti pazienza. Buongiorno signore. Se me lo dici con sta voce mi passa la voglia di far comprare qua, ma vabbè, dettagli. Ammetto, io non vado a comprare spesso vestiti, perché tanto sono in casa tutto il giorno, non è che mi serva più di tanto. Ma guarda che roba, questo praticamente era lo spogliatoio e intanto qua fuori loro fumavano, bevevano. Ma come funziona sta cosa? Peraltro sono tutti poracci. Uno dei vecchi registratori, da quanto tempo? Osservazione numero 32 sui fenomeni misteriosi. Su Chong nota delle coincidenze molto strane. Dall'altro lato del vetro, un uomo con uno strano cappello fa esperimenti sulla creatura di Su Chong, il plasmide. L'uomo si chiama Fink. Scandalo! Furto di proprietà intellettuale! Ma l'uomo chiamato Fink non è stupido. Aggiungendo un agente ossidante, rende il plasmide digeribile dallo stomaco. Il signor Ryan è molto impressionato dall'iniziativa di Su Chong. Il furto di proprietà intellettuale ha due facce. Oh mio Dio! Fink, ve lo ricordate? Quello che apriva i portali e ha rubato tutte le invenzioni dalle realtà parallele? A quanto pare si è fatto rubare l'idea da Su Chong stesso per i plasmidi. Quando ha aperto il portale, giustamente anche Su Chong riusciva a vedere dalla sua parte. No! Sono riusciti a collegare tutto? Incredibile, ma vero? Vediamo se ho fortuna. Perdo un dollaro, ma vediamo un po'. Vai, vai, e... Ma porco cane. Non ho mai fortuna. Vabbè, qualcosa mi è dato della serie, meglio che nulla. Ottimo, ridendo e scommettendo siamo anche arrivati all'Artist Struggle. Oh mio Dio, è un museo praticamente. Molto bizzarro, Signore, con quale capello non me lo dice? Senta, può aiutare la signorina? Sì, certamente. Interessante, vero? Un Sandar Cohen originale. L'ha intitolato Miasma. Mi spiace, ma mi intendo poco di arte. Che emozioni le trasmette? Mi fa venire la diarrea, ma vabbè, dettagli. Diavolo, la nascosta. Deve essere assolutamente qua dentro la maschera. Oh, dai. Perfetto, l'abbiamo trovata. Maledetta. E sono effettivamente le stesse maschere che avevano tutti quando abbiamo raggiunto Cohen la prima volta. Tutti avevano questa maledetta maschera con il coniglio. Te li sei lavorati bene, i negozianti. Come truffatrice hai veramente un talento innato. Per quello devi ringraziare mio padre. Ah sì? Lui era un uomo che amava calarsi in diversi ruoli. Mi domando se stia parlando di Booker oppure di Comstock. Di sicuro l'hanno portata ancora una volta sulla strada sbagliata. Come potete vedere, non è la cara, dolce e tenera Elizabeth che abbiamo conosciuto all'inizio di Bioshock Infinite. Ed eccoci. Quindi, ritornati da Cole. Qual è il tuo campo? Campo? Sì, insomma, di cosa ti occupi? Non capisco quale lavoro può averti insegnato a destreggiarti in questa situazione. Diciamo che sono nel campo della riscossione dei debiti. Deve funzionare, altrimenti faremo la figura degli idioti. Fidati. Ah, guarda, Cohen lo conosco da un sacco di tempo. Quando vedo un bel maschione, non sa dirgli di no, in effetti. Ok, indossiamo questa maledettissima maschera. È la prima volta che capita, in effetti. Ottimo. Il signor Cohen vi attende per la sua esibizione. Ammetto, ho un po' paura ad entrare... Ah, di nuovo a casa di Cohen! Un marone! Chi è poi questo Cohen? Un grosso nome della mala? Peggio. È un artista. Un artista che rapisce bambine. La musa di Cohen è più insolita. Conosco il tipo. Si mette in testa un'idea, fine della storia. Se ne infischia degli altri. Ah, questa è una descrizione molto ottimistica di Cohen. Buongiorno! Maronne, che spavento! Perché sto ossessione per le maschere coi conigli? Se mi chiama piccola falena piango tantissimo, eh. Oddio. Ballate, ballate, la sua voce! È la sua voce! Ciao coniglietti! Ok. Quindi questa gente viene qua per guardare Cohen e le sue... idee artistiche malate. Diventate un tramite. Apritevi alla musica, allo spirito dell'eternità. Perché no, c'è un... Perché una simile caduta di stile? Per imbarazzarmi con la mia musa? Non si deride la mia musa. Fitzpatrick,
La Sander, per l'amor di Dio! Wow! Non si deride così, la mia musa! Credo che li abbia uccisi. Portatemi via da qui! Non voglio errori sulla mia tela. Oh no. Quindi Fitzpatrick qui era ancora suo assistente? Raptor, ormai non c'è più spazio per gli artisti. Sappiamo molto bene che il povero Fitzpatrick farà una brutta fine quando il protagonista di BioShock 1 arriverà a Rapture. Signor Cohen, che piacere di vederla. Come sta? Tutto bene? Tu chi sei? Maronne. Mi chiamo DeWitt. DeWitt. Oh, davvero? Ah, beh. Questo soggetto è davvero molto carino. Non trovate che sia molto carino, signore? Ho alcune domande da fare. Domande? Sì! Sì! Il destino dell'uomo è quello di chiedere, mentre la missione dell'artista è quella di rispondere. Tu hai visto questa ragazza, non è vero? Noi artisti vediamo ben oltre. E tu sei più di quello che sembra, mio piccolo canarino. Non è forse vero? Sì, lei è un uccellino fuggito da una gabbia. Molta attenzione, DeWitt. Ti porterà dove non vuoi andare. Ma io so che la ragazzina in quella foto è importante per te. Tanti bambini sono volati via, via, via. Io so dove la ragazza si trova. Quindi ti manderò immediatamente da lei. In cambio io ti chiedo solamente un ballo. Cosa? Vedo qualcosa di speciale in voi. La vera arte spoglia l'artificio. Mostratemi chi siete e io vi mostrerò dove dovete andare. Senti, Cohen, figlio di... DeWitt. Cosa? Cohen, sei più fuori di testa di quando ti ho visto l'ultima volta? Ok, balliamo con Elizabeth. Cosa potrebbe mai andare storto? Rendiamo contento il tizio. Tremo sul pensiero del prezzo più alto che potrebbe esigere. Fitzpatrick! Bellezza e tormento non possono essere più lontani di nascita e sangue. Cosa pensi che facciano alle bambine i clienti di Cohen? Fanno... A volte. Ma quei tizi non sono a livello di gente come Ryan e Su Chong. È solo un bene. Hai visto quelle sorelline? Sei convinta? Ma se Su Chong avesse Sally, lo saprei. Perché? L'ho legata a una sedia e gliel'ho chiesto. Sì? Per 15 ore. Aia! Non so cosa pensare di te, DeWitt. No! Non vogliamo continuare. Fitzpatrick! Oh, bastardo! No! Non ti puoi mai fidare di quel bastardo di Cohen. Perché? La falena diventerà una farfalla. Credo che fosse meno pazzo quando l'abbiamo conosciuto nel primo gioco, siamo onesti. DeWitt. Dica? DeWitt. Come ti senti? Sto bene. Stavi sognando, ripetevi i nomi di tua figlia, Sally. Non è mia figlia. Pensavo... Tormento e bellezza. Come padre e figlia per un artista. Cohen? Ti mando dalla tua bambina. A non ringraziarmi. Ti troverai, potrebbe anche non piacere. Quell'uomo sa più di quanto lascia intendere, in effetti. Maronne, che spavento! Stiamo scendendo parecchio in profondità. In zone in cui non siamo mai stati prima d'ora, temo. Oh no. Guarda. È di Fontaine. Ryan ha affondato tutto quanto. Ma ora è una prigione. Perché Cohen ha mandato Sally qui? Non lo so. Tutti vogliono qualcosa. Io fornisco un servizio a chi può permetterselo. Troverai la tua piccolina nel reparto casalinghi. Secondo te quanta gente ha rinchiuso Ryan lì dentro? Parecchia. Fontaine aveva creato una specie di esercito. Ora sono tutti lì, ricombinati e scatenati.
Ci siamo, ecco un punto d'attracco. Solo un uomo senza cuore può trattare così degli esseri umani. Cosa? Funerale in mare. Hai letto il tuo contratto con le Ryan Industries? Per l'eternità siamo tutti sepolti in mare. Non si può ritornare in superficie? Questo non lo sapevo. Ecco perché aveva bloccato tutte le batisfere. Oh no. Sì, c'è un po' di puzza qua dentro. Tieni gli occhi aperti. Guarda sto posto com'è ridotto. Oh mio Dio. Ci sono rifornimenti da questa parte, DeWitt. Booker. Come? Chiamami Booker. Se per te è lo stesso, preferisco chiamarti DeWitt. Ah, che succede? Di nuovo un flashback? Non riesco a capire di cosa si tratti in effetti. Ok, come arma abbiamo l'hand cannon, che è quel revolver iperpotente che abbiamo già utilizzato ai tempi di Columbia. Tuttavia, questa volta abbiamo anche i plasmidi. No, non abbiamo i sali, ovviamente siamo a Rapture e pertanto abbiamo i cari buoni vecchi plasmidi. Cosa cavolo è successo qua? Oh no, la porta guarda tuttavia non si apre? Diamo un'altra occhiata in giro. Forse troviamo un modo per salire e andare avanti. Sì, ci manca l'accessorio in effetti. Vediamo se qualche anima pia. Oh, chiedetevi sarà dato. Vieni da Papino. Uno Skyhook. Skyhook, il gancio aereo. I bambini lo usano per seguire le rotaie pneumatiche. Gancio aereo. Costanti e variabili. Costanti e cosa? Non importa. Oh sì, importa proprio un sacco, santo cielo. Devi smetterla di usare le stesse frasi del gioco precedente. Ok, quindi adesso possiamo anche utilizzare a pieno, come dicevamo, i nostri plasmidi. Stiamo sbloccando tutte le relative abilità. Questa volta i sali non ci sono e ovviamente è ritornata la cara buona vecchia Eve. Da quello che ho capito, grazie al fatto che Suchong ha potuto spiare Fink di Columbia, non si iniettano più i plasmidi, ma li possono tranquillamente consumare come facevano prima. Ma io posso scioglierlo questo? Vediamo un po'. Mi sa di no. Aia! Ok, non è lo stesso potere di prima in effetti. Direi che qualcuno qua si è divertito col ghiaccio. Quindi quel pazzo di Ryan ha letteralmente affondato tutte le vecchie proprietà di Fontaine in modo tale da cancellarlo dalla storia stessa della città. Assurdo. Ok, vediamo di agganciarci. Perfetto. E qua? Il gancio è bloccato. DeWitt, arriva qualcuno. Wow, ha congelato l'acqua? Non voglio il ghiacciolo. I poteri sono gli stessi, in effetti, possono congelarsi a vicenda. Meno male, ho sbloccato il gancio. Perfetto, e ora posso attaccare i simpaticoni direttamente dall'alto. Salve, signore. Non riesco a snobbare. Ah, stai buono, levati, pezzente di un troccato. Ok, lo abbiamo... l'ho eliminato così tanto che è sparito. Dov'è finito il cadavere del tizio? Vabbè, non lo scopriremo mai. DeWitt. Dica. Guarda. Casalinghi. Cohen ha detto che Sally è lì dentro. Le tre torri erano collegate da una rete di binari. Dobbiamo trovarla. Se funziona ancora. Ottimismo, DeWitt. È molto utile in questi casi. Probabilmente le batisfere o i tram possono muoversi lungo i suddetti binari, dato che ovviamente questa volta siamo sott'acqua e non siamo in cielo. Oh mio Dio, che strano essere ritornati qua. Doveva essere un posto veramente meraviglioso. Allora, sembra che l'acqua resti congelata una volta che uno utilizza quel potere. Vediamo un po'. Ah, volevo dare un'occhiata, niente da fare. Quando sei arrivato a Rapture? È stato... cavoli. È stato... forse nel 51, no. Nel 48. C'è una bella differenza. Il tempo. La mia vecchia vita. Sono sfocati. Nel 49, sì. 49. Oh no, non di nuovo. Che brutta cera, DeWitt. Fa attenzione ai ricombinanti. Possono ridurci molto peggio di così. Uccellini, mangiate! Ed eccoli laggiù, in effetti. Quindi questo Booker DeWitt effettivamente non appartiene a questa linea temporale. Altrimenti non avrebbe avuto sangue di naso. Per questo i suoi ricordi sono effettivamente offuscati. Oh, oh, ci sono ricombinanti letteralmente dovunque. Allora facciamo molta attenzione. Qualche Kinder sorpresa lo possiamo eventualmente anche fare. Perfetto. Ok, quello non ci vede. Come me, dirette. Sono cose che non si comprano. C'è un signore anche qua sopra. Salve signore, no 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 no. Sia buono e non opponga. Perfetto, eliminato anche il tizio. Vieni, insegno io a picchiare le povere donnine innocenti. Cioè, stavi picchiando me, ma vabbè, dettagli. Mi sento un po' donnina innocente anche io. DeWitt. Dica. Guarda. Oh no. Ecco l'accesso al tram.
Prima il ricombinante ha creato un ponte di ghiaccio. E sarà molto felice di congelare anche noi. Sono certa che saprai dissuaderlo. Un palaghiaccio. Il posto ideale dove trovare il nostro amico. È al piano superiore. Allora saliamo. Oh, probabilmente chiunque abbia quel potere ha praticamente fatto la sua casa all'interno del suddetto negozio. Sapete che sono tutti un po' fuori di testa e fissati, effettivamente. Ok, do giusto un'occhiata in giro, vediamo se troviamo anche qualche altro negozio da visitare. Ed ecco laggiù. Guardate, non sono più i sali, ma è effettivamente Liv. Oh mio Dio, incredibile come si sono copiati a vicenda, santo cielo. Guarda, guarda, sono ritornati anche i distributori. Aspetta un secondo, se io li converto mi danno comunque le monetine. Uila, perfetto, non è che me ne abbiano date tante. Abbiamo kit medici, Eve e munizioni per la nostra pistola. Ma neanche tante, tuttavia, costano 8 dollari. Senti, per adesso risparmiamo il denaro. Mentre invece la cara buona vecchia banca genetica adesso ti potenzia i plasmidi. Oh, possiamo ridurre il costo di possessione. Ecco, questo non mi dispiace. Guarda, adesso la possiamo utilizzare proprio una cifra di volte. Pertanto direi che è giunto il momento di ricciucciarci un pochettino di Eve. Diamo un'occhiata da quest'altra parte. Una zona facoltativa. Se siamo fortunati troveremo qualche infusione o quantomeno un bel po' di denaro. Dannazione. Sono ben oltre i livelli di sicurezza. La forte pressione fa scoppiare i tubi. È un peccato che la casa di sviluppo sia praticamente fallita dopo aver realizzato Bioshock Infinite, perché altrimenti io sarei ritornato a Rapture con una grafica del genere. È chiusa a chiave. Ci penso io. Oh, che serratura antiquata. Mi basta usare un grimaldello. Guarda come se la tira lei. Fatto. Dove l'hai imparato? Sono una ragazza dalle mille risorse. Non lo metto in dubbio. Il nostro amico ghiacciato lascia chiare tracce. Sì, lascia una marea di cadaveri lungo il suo percorso, in effetti. Purtroppo avete visto che i bersagli congelati non rilasciano bottino, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Oh no. È pieno zeppo di gente letteralmente dovunque. Allora, aspetta un secondo. Che stanno facendo? Signori, fate attenzione che poi qualcuno potrebbe farvi un brutto scherzone tipo questo. No, un altro scherzone. Aumentiamo lo scherzone a sto punto. Perfetto, morti tutti male. Ottimo. No, signora, signora, non faccia follie. Porca di quelli per porca. Spero che c'era Capitan Fur. Dove è andato? Tizio, dove sei andato? Ti ho visto partire via male. Bonnie. Porco cane, dammi una mano. Dammi una mano, Elizabeth. Ignora. Ha rotto i maroni pure lei. E in quanti siete? Dannazione, non ho abbastanza proiettili. Scusate, la signora mi stava sparando con una pistola, ma a quanto pare non ha droppato proiettili. Ma dimmi te, questa Rapture è decisamente molto più tirchia della precedente. Impossibile scassinare, richiede un grimaldello. Oh, ovviamente. Scusa ciccia, mi è partito il tasto destro, non so perché. Ovviamente dovremmo trovare un grimaldello in giro. Ok, diamo un'occhiata ai piani superiori del supermercato. Se siamo fortunati, forse, forse. No. Perfetto, convertita la torretta in caso di necessità. Ah, questi adesso sparano direttamente se li entri nel loro campo visivo. Oh, e abbiamo trovato il grimaldello. Oppala, che ci serviva. Vediamo un po' se... Torretta, rompi maroni però. Guarda, guarda, sembra che la possessione sulle macchine questa volta non scada. Ah, perché sul primo Bioshock effettivamente, una volta che le avevi convertite, erano tue in maniera definitiva. Aspetta che ho trovato intanto dell'equipaggiamento. Pantaloni, sanguisuga schifosa. Usando un plasmide per uccidere un nemico si ottiene un po' di Eve. Per adesso usiamo l'equipaggiamento. Voglio dire, tanto non abbiamo nulla equipaggiato. Ok, teoria sbagliata. Dopo un po' la torretta torna a funzionare normalmente. Booker, corri di sotto. Ok, vediamo quindi di entrare all'interno del Daily Bread. Avete visto che questa banda di troccati stava cercando effettivamente di infiltrarsi. Pertanto ci deve essere un bottino o qualcosa all'interno. Oh, buongiorno, abbiamo trovato un sacco di monetine. Munizioni per Mitra Thompson. È che io non c'ho il Mitra Thompson. Oh, chiedetevi sarà dato. Questo lo porto via io. Abbiamo davvero pochissimi proiettili, tuttavia. Guarda, sono morti praticamente tutti. Oh, attenzione che non ci siano torrette che ci fregano da un momento all'altro. E buongiorno, abbiamo trovato il nostro primo infusore. Per adesso vediamo di aumentare la vita, perché sta gente mi sta facendo pop una cifra male. Interessante. Cosa hai visto di bello? Un voxafono? Ah no, scusate, questa volta i voxafoni non ci sono tecnicamente. Un tempo era emozionante ascoltare i discorsi di Ryan. Con tutto quel tripudio di parassiti e esaltazione dell'uomo. Alla lunga potevano venire a noia, è vero. Ma il vecchio palco sapeva come incantare la folla. Ok, torretta eliminata nel frattempo. Ma come ho detto, stiamo utilizzando davvero
Troppi proiettili. Porco cane. Ok, abbiamo eliminato tutti. Signori, qualcuno c'ha un po' di munizioni? Maronne, perché me ne state dando così poche? Tirchioni maledetti. Perfetto, un altro grimaldello. E se ho visto bene, abbiamo della IV da quest'altra parte. Ora devo abituarmi a non richiamarli i sali, dannazione. Perfetto, anche un lingottone. Signore, aveva una scarpa da donna. Non voglio sapere cosa ci facesse, faccia finta di nulla. Ok, facciamo attenzione, nel frattempo sono respawnati i nostri amichevoli ricombinanti di quartiere. Aspetta, salve signore, lei mi dà una mano, porco cane. Il plasmide mi ha tradito. Buono, ma stati buono, pezzettone. È morte, maronne. Quanto sei resistente. Oh, sì, ma non urlare così tanto che fai casino. Aspetta, 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 signore. Non mi aveva visto. Ok, ma di sicuro mi ha sentito. Come, cosa? Da dove, da dove? Risento da sotto. No, eri sopra invece. Ok, shottato alla grande, perfetto. E giù pallettoni. Allora, noi dobbiamo andare là sopra, credo. Guarda lassù. Sì, sì, ho visto, ci si può agganciare senza problemi. Aspetta che recupero praticamente tutto. Allora, datemi un secondo che riconverto questa torretta, perfetto. Così ho alcuni preziosi secondi per andare invece qua sotto. Salve! Visto, figlioli? Visto che forza il vostro papà? Avete notato? Un altro che è andato completamente fuori di testa. Perfetto, ho posto fine alle sue sofferenze. Aveva un'altra registrazione di... Chi è questo? Ryan, bastardo. Mi hai lasciato qui a marcire. Certo, ho firmato il contratto per trasformare il centro di Fontaine in una prigione. 10 giorni. Ritmo indiavolato, tutto fatto alla meglio. Subito prima di portare i prigionieri. E una delle tue merdose torrette. Bam! Via le rotole. Ora sono uno zoppo. Chiuso in prigione, circondato da pazzi. Non mi hai pagato. Pazienza. Ma almeno tirami fuori di qui. Che bastardo! Ha rinchiuso i suoi stessi dipendenti qua dentro. Ryan è un bastardo in qualunque dimensione. Oh, da dove? Da dove? Non è casa tua, porco cane. Le strade sono pubbliche. Ok, tuttavia Elizabeth non mi può seguire. Aspetterò qua giù. Non mi vuole seguire. Oh, porco cane, sono tutti là sotto. Allora, facciamo molta attenzione. Stanno tutti litigando tra di loro. Allora, vediamo di convertire uno dei signori lassù in modo tale che lavori per noi. Finché litigano tra di loro, io casomai posso farmi i cavolacci miei, come dicevo. Guarda, guarda, sono morti praticamente tutti. C'è solo un tizio là sopra. Aspetta che intanto recupero dell'equipaggiamento. Occhio malevolo, le armi infliggono più danni quando il giocatore usa il mirino e dopo ogni uccisione successiva fino a un massimo di 5. Ah, mi pare una buona idea. Devo usare di più il mirino, quindi così? Ah, gli ho aperto la voglia di vivere in due. Signorina, lei non doveva aspettare di sotto, ma vabbè, dettagli. Guarda, guarda, tutti i poveracci li trovo sempre io. È qualcosa di incredibile. Aspetta che c'è ancora qualcuno, non so dove. Ah, c'è sta la torretta. Perfetto, convertita rapidamente. Torretta, se vuoi darmi una mano, porca di quelli per porca. Torretta. Torretta, a chi buia stai sparando? Credo tu abbia sparato a me. Oh! E che cocchio. Non ho più munizioni, santo cielo. Oh, veloci prima che si riconverta e torni normale. Porco cane, i supermercati di Fontaine erano davvero giganteschi. Aspetta, in teoria se li passo dietro dovremmo essere a posto. E abbiamo trovato un altro pezzo di equipaggiamento. Tutti i cappelli, senti, mettili via per adesso, santo cielo. No, Elizabeth, ti devi levare che non vedo niente, ragazza mia. L'unico lato positivo è che questi negozi sono pieni zeppi di monetine. Letteralmente dovunque. Aspetta, finiamoti a corpo a corpo. Dammi un secondo, aspetta, mi faccio aiutare da questo simpatico tizio. Levati il pezzentone, ok, preso, perfetto. Ok, vai così, maronne, gli ho letteralmente aperto il cranio in due. Signore, lei si spara alla fine? Temo proprio di no, quindi dovrò provvedere eventualmente io. Ah, non gli posso far danni. Perfetto, il potere si è esaurito e ora eliminiamo il nostro vecchio partner, diciamo. Quella gente è fuori di segno. Le droghe, prima signorina. Prima ricombinazione l'apoteosi, poi si peggiora e basta. Pensa ai ricombinanti di ghiaccio, a quelli elettrici che fulminano a vista. Sembri un tipo tollerante. Non sono i primi stronzi che trovano conforto in qualche sostanza chimica. Questo è poco ma sicuro. Ma quando li vedi tremare come pazzi, alla vista di una sorellina e del suo Adam, beh, la tolleranza va a farsi benedire. Sì, a quel punto sì, hai tutto il diritto di aprirgli la testa in due. Ok, riconvertiamo la maledettissima torre, perfetto. Mi sa che dobbiamo andare da questa parte. Apriti, oh maronne. Sì, siamo quasi arrivati. Ed eccola giù il plasmide che ci serve assolutamente.
Buono, dai, io direi che per questa prima parte di questo DLC è tutto. Devo dire che è un piacere essere ritornati a Rapture e non vedo l'ora di scoprire quali altre disavventure attenderanno i nostri Booker ed Elizabeth. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, spero che vorrete seguire questo DLC fino alla fine. Lasciate un bel mi piace se anche voi vi siete divertiti e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!